Bentornati senza luce. Mi sono accorto adesso, riguardando il registrato, mi sono accorto con mia grande gioia che il precedente episodio l'ho fatto immutato totalmente, perché OBS ha scelto di sua spontanea volontà, senza neanche un aggiornamento, di andare a prendere un microfono del mio case direttamente che non esiste neanche più. Quindi ha deciso di non usare il Rode che uso normalmente da quando ho iniziato la serie, ma un microfono fantasma inesistente che l'ha chiamato preferito lui, così, ma quel paese. Quindi la serie, il precedente episodio al momento non l'ho ancora pubblicato su YouTube, magari lo pubblicherò con due o tre commenti, ma sto pensando come pubblicare il precedente video su YouTube, se farlo magari con una musichetta tipo ascensore e tutto, o non pubblicarlo addirittura. Vabbè, dai, giochiamo e divertiamoci e basta. E appunto. Giochiamo? Ok. Dai. Ti ammazzo, no, non ti ammazzo. Ti acquisto anche questa roba, dai. Dai. Ok, oggi volevo finire il lago. C'è l'enigma delle tre sorelle che ancora non ho risolto. Chiesa rosa ho visto. C'è tutto questo altipiano ancora sconosciuto. Devo sperare che qua l'ho fatto fuori il malfattore. Niente, devo sperare che da qua si possa entrare su questo altipiano. Dai, l'obiettivo di oggi è esplorare questo pezzo qua. Veloce, indolore, senza preoccuparmi. Oh, mercantino. Stiamo. Praticamente non è più nulla di interessante. È bello vedere che la lanternina, quella che ci mettiamo al fianco, la vende anche lui. Quindi tutta la parte della penisola del pianto era spudoratamente opzionale. È affascinante pensare che una zona grossa come un DLC sia opzionale. Ok, io voglio salire lì. Lì c'è un oggetto. Però. Ma se ci arrivo lì. Non ho messo le gomme giuste al cavallo. Vado in giro ancora con le gomme estive. Bravo. Va bene. Va bene, va bene. Devo imparare. Devo fare scuola guida con equini. Qua potevi saltare, però. Qua potevi saltarmi, però. Vabbè. Perché il doppiaggio
il più salto non me lo fai sempre. Sarà che gioco anche con un joypad da 5 euro, eh. Un po' farà anche quello, eh. Dai. Va ben. Devo ammettere che con la faccenda del mancato audio più questi falsi salti, un po' di stress ce l'ho addosso, eh. Hai doppio salto in teoria, cavallino. Lo sfruttiamo? Oh. Vediamo l'oggetto favoloso. Va bene. È comunque buono. Però sopra non ci arriverò mai, eh. Quello più a. Vabbè, ci provo. Niente. Abbiamo visto comunque. Ora, fammi vedere la mappina. Devo arrivare qui. Di al bivio. Oh, bene. Grazie per valutare i miei messaggi, anche se saranno cavolate. Ok, easy. Voglio controllare anche di qua. Qui ci sono mai stato. Mi sa di no. Schifezza, schifezza, teschietto. Ok, sono fuori portata. Da qua non ci arriverò mai. Piccolo segreto, magari questo porta su. Dai. No, non è quello che volevo fare. Ok. Dai. Aspetta. Così subito è una trappola. Se fosse una trappolina per il teletrasporto non sarebbe male. Foglia capillare. Perché foglia capillare? Creazione di oggetti, perché si usa la foglia capillare?
Perché dato così sembra un indizio per qualcosa. Ecco qua. Carne pregiata. Adoro che la carne pregiata tu abbia il pezzo di carne e l'osso di bestia e componi il cosciotto. È davvero. Ok. Carne pregiata aumenta il danno. Sangue del vano. Maledetto. Boh, non mi sembra che ci sia altra roba. Salute a me. Non mi sembra. Quindi l'unica cosa che posso creare è questo qua. In possesso, posso devo iniziare a usarli. Ok, nemici scarsi, normali. Passaggio? No. Facciamo stealth. Vabbè, no, non ce l'ho fatta. Sì, invece! Sono riuscito a stealthare una persona che mi aveva visto? Che bello! Che soddisfazione! Osso di bestia pesante. Pensa che io con una cosa che trovo in un posto del genere ci cucino. Ah, l'igiene. A posto. Ok. Di lì si va giù. Ci vado dopo. Boss. Boss. Vabbè. Prendiamo. Vediamo. A posto. Ah, cosa fa? Farà danno aumentato con le lance, immagino. Amuleto. Tutti. Eccolo qua. Potenti attacchi, i contrattacchi specifici delle armi da affondo. Vabbè. Talismano figurante, una lancia e un soldato. Potenzia i contrattacchi specifici delle armi da affondo. La lancia è l'arma più diffusa tra i soldati dell'interregno. Davvero? Poiché consente di rispondere alle aggressioni nemiche con contrattacchi altrettanto feroci. Sì,
Dunque, questo a livello storico è realistico, perché in effetti le armi in estate sono tra le più facili da usare, quindi anche diciamo ai più scassoni, meno addestrati, potevano essere utile. Costavano meno delle spade, però mi è sembrato che in Elden Ring non fosse la lancia la più comune, ma la spada. Anzi, forse il lungo coltello ho visto più spesso. Ok, sto pezzo l'ho visto. Ok. E ora si va giù. Ok. Cristalli. Lì sotto si può ancora andare. Ricordi del senza sé, sette senza scaglie, mi ricordo. Dai. Dai. Cane. Ah, forse è una bestemmia. Io da dove arrivo? Arrivo da qua. Sì. Ok. Sto perdendo. Scusa, è finito qua? Hai di qua? Sì. Ok, siamo sotto. E bisogna andare ancora più sotto. Fammi usare una cosina. Cotone. E giù. Mi sono perso un oggetto. Sapevo io. Vabbè. Altro pezzo di carne trovato qua nel. Bella questa grotta ametista. Si potrebbe arredare. Magia diversa, figa. Mi curo, sì, mi curo, dai. Boss? Aspetta, boss.
Sei messo male, ragazzo, eh? Come io quando registro. Scusami, non c'ho voglia di farmi tutta la grotta un'altra volta. Ti lascio picchiare i miei ragazzacci. Bravi ragazzi. Medaglione d'ambraceruria. Aumenterà di sicuro. Medaglions. Dai. Ok. Ok, stessa cosa della resina invecchiata. Incrementa i punti azione massimi. Quindi quello che aumenta tanto il vigore o quello che aumenta tanto i punti A. Buono. E c'è ancora questo oggetto misterioso. Però se hai lasciato il messaggio vuol dire che il mostro l'hai sconfitto, eh. Dove siamo sbucati? Buono, dove volevo. Avete già il. Aspetta. Vai, prima parlo. Spregevole, va bene. La bestia che non possiede un simile medaglione. Ah, gli albinauri. Sei una sua amica? Non credo. Chi è la bestia che tutto ascolta? La bestia che tutto. Ok, ma non ce l'ho già. C'è già l'altra parte del medaglione. A nord dell'albero, ma a nord? Castelsol? Aspetta, Castelsol è la volta che lo sento. Scusa, eh. La metà migliore di me. Vabbè, vieni con me. Si è spostata all'altro. No, non si è spostata. Non si è spostata. Sì, scusami. Aspetta, devo capire questa cosa. Devo capire sta cosa. Sì, evocazione con nome. Il Albinaura. Ok, è proprio lei che evoco.
Raro caso di persona che ha scelto di diventare spirito di propria persona? Quindi si è appena suicidata? L'antenna aveva fama infallibile di arciere al karma, avendo perduto Lobo, il suo adorato compagno lupo, non può allontanarsi dal luogo della vocazione. Aspetta un attimo. Io ho visto sempre gli albinauri strisciare. Infatti anche il mercante albinauro striscia. Non è che è una torretta? Aspetta, voglio provarla. Assegna. Lei. Devo provarla. Perché se è vero che lei non può. Devo capire. Lobo, c'è ancora molte macchie di sangue. Ok, buono. Penso che oggi è il giorno nebbioso e non posso vedere nulla. Ma da qua posso arrivare da qualche parte? O è zona morta così? Ok. Finisce così? Aspetta. Sai dove che sono? Sono qua. Ho qualche dubbio a riguardo. Una cavalla cristallina. Ok, non è quello che volevo fare. È stato interessante, ma non è quello che volevo fare. Non è quello che volevo fare. Sì, ma non mi interessa più di tanto. Sì, ok, ecco qua. Ok. A posto. Ora sono qua sopra. Io questo l'ho già fatto fuori, è il malfattore, quello che aveva l'incantesimo del fuoco. Qua giù c'è il mercante. E devo andare di qua. E in effetti è di qua. Boh, spero che qua ci sia un'altra caverna. Spero che lì ci sia un'altra caverna.
come si chiamavano? Non i commensali, i mezzi schiavisti, non neanche i mezzi schiavisti, quelli che nella grotta maledetta. I masdanieri, masdanieri. Oh, bella lì. De Preda. Masdaniere, bravo. Che mi sembra che era un sinonimo per quelli che conciavano, comunque facevano lavori sporchi. Aspetta, però io mi sono mai picchiato i masnadieri. Quindi la capanna della signorina era qui dietro. Vabbè. Era qui sotto. Wow. Mi hanno menato. Si vuol dire che forse qua c'ero già stato, una volta avevo lasciato. No. Devo rifare tutta la menata. Devo rifare tutta la menata. Eccoli. Ok. Adesso lasciamo. Ok. Esatto, qua siamo al campo. Questo l'avevo già visto. Ma forse l'ho visto. Ok, forse però che okay, la caverna è sotto sotto. Aquile, fatemi passare. Ok, io lì sopra voglio andare. Anche solo l'impressione che ci voglia. Oh, che bello. Va bene. E giù. E giù.
andare lì su, magari c'è una grotta lì sotto. No! Oh. Dovevo evocare la tipa, non voi. Non dovevo evocare voi, dovevo evocare l'albinavola per capire come funziona. Questo posto mi sa di già visto. Sono immune al fuoco, figata. Ok, qui c'è un oggetto, ma l'ho già preso. Quindi qua ci sono già stato, adesso sono sicuro. Questo accampamento di seguaci monaci del fuoco. I monaci del fuoco. Pip. Scimmie di ferro nero con fiamme decorative. Tenuta caratteristica dei monaci del fuoco. I monaci del fuoco proteggono la fiamma della rovina. Quella di Dark Souls 3. Proibita dall'albero madre e nascosta secondo il Q sulle estreme vette dei giganti. Beh, io mi ricordo che io avendo preso il profeta, si chiamava, praticamente il chierico, aveva come... No, qui ci sono indietro. Aveva come motivo d'esilio di aver sognato il fuoco. No, stavano fatto un po'. Dunque, ok, qui arrivo. Devo cercare lì sotto. Lì ho già visto un pipistrellone che sia indizio di passaggio. Non ci credo. Ok. Speravo in un passaggio io. No. Dai, un'altra grottina. Nota, sono così concentrato a cercare la grotta che sto uccidendo gli avversari senza neanche percepirli. Va bene. Sempre casa. Vediamo qui. Bravo Torrent, ora stai funzionando alla grande. E no, sto tornando al villaggio di Albinauri. Eh sì. O c'è qualcosa qua che non ho visto. Niente. Niente. Questo l'avevo già guardata in abbondanza. Eh sì. Sonno. Mi ha inflitto sonno come Malus. È la prima volta che qualcosa mi infligge sonno. Dai,
Dannati granchi. Ok, sono tornato al villaggio di Albinauri. Sono tutti gli albinauri, ma non mi sembrano la razza della tipa. Siamo molto più mostruosi. Oh, perfetto. Posso evocare la tipa? No, non posso perché non ho. Ok. Evoco la tipa. Ok, vediamo se si muove. Ok, non fa tantissimo danno, però è un'opzione a distanza. Quasi quasi la potenzio. Ah, splitta anche il fuoco quando non ho più bersagli. Però se io muovo di qua, lei non si muove. Lei non può muoversi. Allora il lupo. Allora la mancanza delle gambe è una costante di Albinauri. Curioso. Curioso. Beh, è comoda. Ti sta riducendo un po' il cuspino, vedo. Ci godo un po'. Sei venuto qua a far danno. È una buona frequenza. Niente. Vabbè, non ti abbandono qua, ti utilizzo. Deve essere una quest interessante. E qui c'era Albus. Beh, forse non per Albus silente. Va bene. Ok. Muoio. E qua c'era quest'altro. Ok. Cagnacci. Va bene. Adesso crepo per cane.
Niente, adesso mi ammazza il cane. Avevo le cerule, ma porca boia. Saliva fin qui. E niente. Si arriva qua. E no, finisce comunque lì. Allora, qui non ci sono grotte. Questi li avevo esplorati per bene. Capanna dei gamberi. Facciamoci l'ultimo giro qua, in mezzo a ste isolette. Isola panoramica. Isola panoramica, perché è più alta delle altre. Si vede qualcosa da qua. Praticamente niente. Lì dove c'è l'uccellaccio della morte. C'è un riflesso. Così lontano? Ah sì, è oltre. Vabbè, facciamoci il giro di quelli vicino. Qui dove c'è la lacrima fossilizzata. Ok, sono tornato vero prima, ok, niente. Come non detto. Errore. Va bene. Niente. Mamma mia. Ok, buono. Buono. Però qua si uccide.
Sì, quest'isola mi sa che l'avevo già vista. Ok, questa è panoramica. 1, 2, 3. Ok, tartarughine. Posso dirti una cosa? Mi sa che lievito e basta. Mi sa che lievito e basta. Non avete nulla di particolare. Ok, le indicazioni per la grotta di prima. Queste indicazioni della grotta di prima. Anche quest'isoletta non ha su niente. Ah, ok, alberello. Sì, ho finito, dai. Queste. Mi sono perso qualcosa di interessante qua in mezzo. Che la grazia ce l'ho? No, è una grazia che non ho. Era una cosa che non ho fatto. Ottimo. Allora, questa microzona non l'ho fatta. Cranchietto. Cosa c'è qua vicino? Andiamo dal 2. Si arriva così sopra. Ok, mi sembra un po' troppo ottimistico. Mi sa che ho segnato un punto irraggiungibile.
Eh sì. Ok, questo è irraggiungibile, basta. Niente. Questo mi sa che l'ho già vista. Ci faccio un salto veloce, dai. Sì, è quella delle cosine. Sì, ho già vista questa. Che belle. Dov'è l'uno? Ecco qua. Niente. Nada. Ok, questo l'ho già vista. Queste devo esplorate. Mi sa di no. Dai, c'è qualcosa lì. Esploro prima questo. Poi quello. Anche questo mi è familiare come posto. Infatti ho già preso. Niente. E ormai direi che l'ho fatto tutto. Ah, è questo il posto che ho indicato? E allora sì, l'ho già visto. Quartiere del Tempio. Boh. Boh. Che bello. Ah, però l'ho sbloccato adesso. Prima non era sbloccato, quindi non l'avevo. Aspetta. Filo stregone è questo. Sto pensando.
conviene girarlo un po' comunque. Adesso ci crepo. No, perché faccio l'evocazio. Ha la stessa arma che mi vende il Balbinauro. Via, 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 via. Però se non posso. Senza pietà. Statua di Marica. Senza pietà. Recuperate le rune. E vabbè, vado via. E adesso così, tranquillo. E grazie allo stand del perfetto. Però non sono ancora spariti, quindi c'è ancora qualcosa in giro. Vediamo sti due.
qua. Dov'è l'uno? Ah, si vede che non è accessibile, va bene. Via, va sul 2. Ok, questa è la zona del... Ok, niente, questo è dove abbiamo trovato la chiave. Forse questo è nuovo. Pietra funera, va bene. Niente. Grotte, grottine, livelli segreti. Ah, sono tornato. Niente. Nada. Assolutamente nada. Aspetta, 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 aspetta. Sì. Sì. Ah, figo. Caverna cristiana dell'Accademia, che figata. Cenere di guerra. Fammi vedere. Spadone, dunque, aspetta. Spadone freddo. Come fa scalare B?
Dunque. Scala int, scala arcano, scala fede, magia. E tenace. Ruggito barbarico, grida di guerra. Ok, sono sempre questi allora, bene. Sembra che gli faccio poco danno, un'altra caverna metistosa. Chi è questo? È un nemico? Sì, è nemico. E uno. Via. E due. Ce siete, ce n'è altri? È una bella trappolozza, fermi. Equipaggiamento.
cui sparano. Sparano qui. Da dove sono venuto? Sì. Beh, tu hai due teste. Ok. Eri tu il ragazzo grosso della compagnia. Dunque, si può andare di qua. Gabbia, non riuscivo a capirlo. Vabbè, ti hanno ridato la chiave di pietra che hai usato per entrare qua. Va bene. Uno è morto lì. Boss. Sinistra, boh, vediamo. Due e tre. Grazie. Grazie dell'informazione. Intanto vediamo qua che ho sbloccato. Quello è un boss. Quello è un boss. Muschio. Dentro bastone di cristallo, no,
Erba da maghi, di sicuro. Eccolo. Potenza e stregoneria cristalline. Bastone di cristallo purissimo, creato con tecniche accessibili agli esseri umani, come la spada. Potenza e stregoneria cristalline. Le flebili cogitazioni dei cristalliani sono note come saggezza della pietra. Solo chi è in grado di comprendere, grazie a un'intelligenza superiore, può brandire quest'arma. Ok. Abbiamo avuto un momento di blocco totale. Perfetto. E qui c'è un boss. Boss, ok. Oh. Duro. E vai, e uno è fatto fuori. Grandi. Siamo in vantaggio. Grandi, ragazzi. Missione cristallina. Ok, lì si può dar fuori. Piccole gabbie. Ma di qua dov'è che si... Questo è un altro pezzo dell'accademia. Immagino un pezzo segreto. Ok, questo per richiamarlo. Terra magica. Vediamo di capire cosa fa terra magica. Ok, nell'ordine. Segreteria di misteriosi cristalliani, che è una mazza cristallina e la frantuma per sferzare un'ampia area con una granula di schegge. Questa segreteria è impiegata dagli adepti di rango più alto tra i cristalliani, cioè chi la definisce il sole di cristallo. E l'altra era terra magica. Questi viola sono cristalliani. No, dunque. Dunque, gravitazionale, ok, luce astrale,
Quando è che l'ho presa questa? Che è una miracolosa stella fluttuante che illumina l'ambiente circostante. Ok. 15. Stregone scintipita dell'Accademia di Raya Lucaria. Traccia un sigillo sul terreno e incrementa il potere magico di chi si trova nelle vicinanze. Un tempo il sigillo veniva invocato dal campanile più alto dell'Accademia per coprire l'intera superficie della struttura. Questa magia produce esperienze di trionfi magici talmente vividi da poter tramutare più di un novizio in un lampo di consapevolezza in uno stregone. Ma cosa fa realmente? Incrementa il potere magico, aumenta il PP, punti azione. Vabbè. Mi fare una cosa folle. Ok, sono a posto. Andiamo giù. Siamo. Ok. No, non c'è niente. E anche questa l'ho esplorata. Ok. Ora dove vado? Siamo dello stregone, quattro campanili. Cantinomade. Rovine. Ah, questo qua è dove c'era. Ok. Vieni a provare qua. Rovine. Cacchio, mi è sfuggito. Vieni qui. Ok, e ti ho eliminato.
Che diavolo, ragazzi. Ok. Ho trovato un degno avversario. Cosa c'è lì? Un portale? Un portale c'è lì. Ok, forse ho trovato l'ultima cosa da beccare in questa, in questo laghetto. Rune. Sono lì. Ho aggrato altro? No. Prima li evoco. Sai com'è. Va bene. Mamma mia. Vabbè. Bravo. Che violenza. Anzi no, lo faccio. Devo fare più in fretta fuori i rompiscatole. Ok. No. Non l'ho recuperati, va bene. Ok. Via, 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 via. Via. Ragazzi. Vabbè, ho capito. Mamma mia. Bella lì.
Oh. Abbiamo risolto. Viola sepolcrale. Recuperiamo il drop viola che c'era qui. Io poi dovrò iniziare a usare i vasi. Mi seguono? Figo. Uno qui c'è morto. Super trappola. No. Campana e spettri. Spero sia la versione più potente di quella che ho. Non è qua. Ok, non lo trovo. Lettera di invito a Villa Vulcano. Lettera offerta dal re in segno di gratitudine per il ritrovamento della sua collana. Continua l'invito a Villa Vulcano. Prode senza luce. Cerca l'altipiano di Altus nel regno dell'Albero Madre. Già fatto. Dai prova del tuo valore affrontando questo viaggio e vi Vulcano estenderà il suo invito per accoglierti in una famiglia di campioni. Ah, cioè letteralmente arriva qua senza farti ammazzare. Già fatto. Guglia, ok. Questo non ho mai capito cos'è. Di luce ombrata. Oh, è il momento teletrasporto. Nick. Riproviamo. Scendo da cavallo. Ok. Niente. Ok. Oggetto. Momento epico. Il momento Stargate. Sì. Quale fichissimo posto mi porti? Ma il coso dell'accademia base? Sì. Sì.
Sì, quello che avevo già scoperto. Niente, niente. Pensavo. Niente, l'ultima cosa che c'è da fare penso sia davvero entrare qui dentro e riuscire a capire. Tutto riesco a fare il livello. Ben 17 lune maggiori. Cioè 17. Eccola! Che spettri che si avventano sui nemici. Si sono i tocchi con spettri che si avventano sui nemici. Ti zanno ultimamente fino all'esaurimento di PA. E i teschi che invocano loro, giusto? Ok. Mi serve ancora 3.000. Usa uno. Ok. Nuovo livello. Ancora. Ok. Siamo la tempra. Cimiglio del Flagello Celeste. Punti azione massimi, rigenera. Vitalità, tempo, forza. Oh, proviamo. Questo è pesante, pesante, medio, pesante. 52, 58. Vabbè, cambiamo gli stivali nella modalità. Così siamo in medio. Va bene. Ok.
Ok, proviamo. Ok, lì si muore. Io ci provo. Cotone. Inventario. Vai di cotone. Usa. Oh, e ci provo. Niente. Niente. Oh, ci ho provato, ragazzi. Magari c'è una spelunchina. Però mi viene il dubbio. Non è che devo uccidere tutte le mani per poter accedere al. Oh, ci proviamo, nel senso. Non vedo dove sia il problema. Sorpresa. In realtà non mi attaccano sti qua. Ah, loro mi attaccano. Però loro non mi hanno attaccato. E allora li attacco io. Come? Non arriva. Cosa dici? Oh. Uno. Va bene. Niente, si muore proprio giù, non c'è possibilità di. Forse devo ucciderli tutti e basta. C'è uno lì sotto, in effetti. Come faccio a raggiungerli? No, qua lì non li posso raggiungere. Vabbè, posso raggiungerli con. Quel balestre. Ok. E via. Via.
Ok. Equipaggiamento. Niente, balestra. E uno. Che muore, perfetto. Ok. Devo trovarmi un posto più adatto. Tipo qua. Sì, mi ha dato rune. Uno. Ok, posso anche non mirare. Aspetta, c'è uno anche lì sopra. Ok, non poteva essere casuale. Sei. Andiamo. Magari se che te la davvero uccidere solo tutte le mani.
prima ripuliamo un po'. Buono. I valletti. Questo è caduto da sopra. Due. Tre. Imboscata. Non ci sono altre mani, giusto? Qui da dove sono arrivato. Dai, ho fatto fuori tutto ciò che c'era da far fuori. Prendiamola. Il balestrone. Ok, giù. Ok. Va bene. Mi sembra di essere trovati i tipi di Bloodborne. Biblioteche, stile vittoriano, armi a distanza e topi, topi ovunque. E uno morto. Bene. Ah, sopravvissuto a un punto vita. E tu invece vai giù. Ok. Qui si arrivava su.
Lì sei immune, va bene, va bene, va bene. Eccolo lì la scritta. Fammi leggere qua. Ok. Ah, è lì l'ultimo topo. E giù. Ok. Ho ucciso tutto l'uccidibile. Sia un bottom, torniamo indietro, torniamo indietro qui, ok, Ok, qua si vede bene. Come faccio ad arrivare fin lì? Ho provato. Prova a tornare indietro. Proviamo, aspetta, i cristallini. Inventario. Ok. Usa. Ok, no. Riproviamo. Ok. Mettiamoci nel equipaggiamento. Sono le cose fatte bene. Uno. Mettiamo questo. Pietra abitazionale. Proviamo. Forse ce l'ho fatta, no. Saltare mentre lo faccio.
Non lo fa fare. È un po' tedioso però. Proviamo l'altro. Proviamo. Niente. Magari si è provvissuto una singola mano da qualche parte. One single main. Parallassi, non mi tradire. Fare un esperimento, vedere se no, i colpi di balestra non attivano i pulsanti. Purtroppo però non posso neanche provare adesso. Va bene. Le balestrate non attivano i pulsanti. Qua non c'è niente. Già c'avevo già provato. Non è che magari proviamo. È anche vero che potrebbe mancare un semplice oggetto, però l'urnia l'ho fatta tutta. Mi sono anche trasmutato. Cos'è quella? Una grazia. Ah no, era effetto acqua. Magari c'è qualcosa ancora da uccidere. Boh. Capisco su, però. L'ho già fatto.
Niente, non riesco mai a salire sui cacchio di... Ok. Forse questo che Ma non credo che devo fare questo. Ok, qua ho sparato al corticolo. Cerca bara. Ma cavolo vuol dire? Niente. Li ho fatto. E sotto non c'è nulla. Qui non c'è. L'indizio è questo. L'indizio sui peccati della signora. Le trasgressioni della principessa. Io l'ho già menata la principessa. Ok. Io magari. Ok. Proviamo a qualcosa di lunare. Il giorno e notte. Intorno. No, non dirmi che qua è il segreto. Porca boia. No. Lì c'ho già stato. Boh, vabbè. Chiudiamo qua per oggi. Dai. Qua sopra a crucciarmi su come arrivare a quella torre. Ma che bisogna saltare da là? Si salta da sopra, si arriva lì sopra? Uè. Va bene, la prossima volta ci proviamo ancora. La prossima volta ci perdiamo qualche oretta. Beh, quello è molto da atterraggio, eh.
Va bene, dai. Andiamo.